Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, oggi andrò a fare una ricetta con degli avanzi che mi sono rimasti. Allora, mi è avanzato quasi mezzo chilo di macinato, già condito, sto dicendo mezzo chilo all'incirca, e circa 250 grammi di una zucchina. Che cosa devo fare? Adesso devo incorporare entrambi gli ingredienti e poi andremo a fare delle buonissime polpette con macinato e zucchina ricoperti di scamorza, in friggitrice però, le dobbiamo fare, non fritte. Allora, come primis andiamo a lavare una zucchina, togliamo entrambi le parti e andiamo a grattugiare. Allora, una volta che abbiamo grattugiato le nostre zucchine, adesso li inseriamo in un canovaccio bucato e andiamo a strizzarli per far uscire l'acquaccia delle nostre zucchine. Una volta che abbiamo strizzato per bene le nostre zucchine, adesso possiamo inserire nel nostro macinato, e andiamo a amalgamare entrambi. Adesso ci ungiamo leggermente le mani con un po' d'olio e andiamo a formare delle polpette, però non polpettine, leggermente più grandi, e le andiamo a posizionare su un vassoio. Una volta che abbiamo completato le nostre polpette, adesso prendiamo il nostro cestello della nostra friggitrice ad aria e andiamo a posizionare su carta da forno le nostre polpette. Una volta che abbiamo fatto questo, posizioniamo il nostro cestello e andiamo a mettere a 180 gradi per 6 minuti. Andiamo. Allora, una volta che sono scaduti i 6 minuti, adesso prendiamo le nostre polpette e le giriamo dall'altra parte. Riposizioniamo il cestello e mettiamo sempre a 180 gradi, stavolta per 9 minuti. Allora, una volta fatto questo, adesso prendiamo mezza scamorza, andiamo a posizionare su ogni polpetta. Fatto questo, li posizioniamo 180 per 1 minuto. Via. Ragazzi, le nostre polpette sono pronte, guardate un po', con un po' di accompagnamento, i fagiolini, e il nostro piatto è pronto per un ottimo secondo.